Federica e Morena sono le miss, diciamo, del marchio QV, che è presente qui al quinto festival delle DOP del Veneto, organizzato da Veneto Agricoltura insieme con la Regione Veneto e con il comune di Godega Sant'Urbano. Qui sono presenti ben 32 consorzi, 39 sono i marchi veneti che rappresentano le eccellenze DOP, IGP, STG. Di questo si parla qui a Godega Sant'Urbano, vediamo meglio di che cosa si tratta. Lo dico perché non si parla mai, no, quando si parla di economia, se notate, grazie per la promozione che fate del territorio. Vi ricordo che in Veneto ci sono 350 prodotti tipici, in questa provincia 105 e a livello nazionale abbiamo 4.500. Soprattutto perché noi qui ogni anno ospitiamo l'antica fiera dell'agricoltura da centinaia di anni, dal 1300, quindi siamo veramente onorati di poter ospitare questa manifestazione. Quinto festival delle DOP, quindi delle eccellenze venete a Godega Sant'Urbano. Beh, direi l'occasione per riconoscere il grande lavoro che fa l'agricoltura e anche il mondo del turismo, mi lasci dire, della recettività, visto e considerato che stiamo parlando di industria e agricoltura che cubano circa 24 miliardi di euro, il che vuol dire che è la più grande industria in Veneto in assoluto. E questo è quello che la regione deve fare per valorizzare le sue eccellenze? Ma guardi, partiamo dalle nostre aziende agricole, dai 350 prodotti tipici che abbiamo in Veneto, molti a marchio. Partiamo dal fatto che la valorizzazione di un prodotto tipico è la valorizzazione del territorio e della nostra identità, ma è anche un grande motore di attrazione turistica. Qui c'è tutto il mondo dell'agricoltura veneta e i nostri enti che appunto come Veneto Agricoltura hanno veramente espresso il meglio oggi qui in questa manifestazione. Ricordo che ci sono tutte le eccellenze della nostra agricoltura veneta, dai formaggi ai vini, al radicchio, agli asparagi, alle patate, all'aglio e naturalmente tutti i trasformati, dove andate a fare la spesa questi prodotti certificati, marchiati, e quindi se li scegliete vuol dire che portate a casa un prodotto veneto certificato e controllato e nello stesso tempo di eccellenza. Il Festival delle DOP è una manifestazione itinerante, e quindi quando sarà la prossima? La prossima edizione sarà l'anno prossimo, a maggio, mi pare alla Zise, anche quello è un contesto molto bello, e cerchiamo in quell'occasione di poter avere un contatto più vicino anche con quelli che sono i turisti del lago di Garda. Non dimentichiamo che ci sono diversi milioni di turisti all'anno che si avvicinano al lago di Garda, quindi cerchiamo di farlo una volta verso est e una volta verso ovest di questa nostra meravigliosa regione. Ma perché Veneto Agricoltura fa queste cose? Beh, Veneto Agricoltura è l'ente strumentale della regione che è votata alla promozione, alle attività, all'enogastronomia, alle attività del primario per quanto riguarda la regione Veneto, quindi su mandato della regione chi meglio di Veneto Agricoltura può essere l'ente strumentale che può portare avanti un messaggio dell'importanza dei marchi. Quinto Festival delle DOP Venete, molte presenze, tra le quali anche quella del sottosegretario alle politiche agricole Franco Manzato, che peraltro ricorda di essere stato presente al primo festival delle DOP quando è stato fatto a Padova. Allora, è importante questa cosa? È fondamentale perché rappresentiamo le migliori eccellenze, in questo caso del Veneto, ma sono, voglio ricordare che le eccellenze del Veneto poi rientrano anche nella strategia della comunicazione che facciamo a livello nazionale, perché all'interno del mondo dell'agricoltura è intervenuto anche il turismo in questo momento aggregandosi all'agroalimentare, quindi sono elementi di promozione del nostro territorio. Le DOP del Veneto in questo caso sono le eccellenze che verranno portate a livello nazionale e anche internazionale. Per i ragazzi è fondamentale poter lavorare con i prodotti a marchio, perché esiste una differenza qualitativa, organolettica, che sicuramente loro percepiscono nella realizzazione dei loro piatti, sia quando questi prodotti vengono degustati in purezza, sia quando vengono trasformati per tradurre quella che è la tradizione in un piatto innovativo. Le strade di fatto sono una sorta di sintesi dei prodotti di eccellenza veneti. Sì, direi che proprio noi siamo quelli che rappresentano tutto il territorio veneto.
perché le strade sono nel Veneto, con i suoi prodotti, partendo, diciamo pur dal vino, partendo dalle strade del vino, però i sapori che vediamo anche oggi qui sono meravigliosi, cioè il Veneto è proprio una terra da visitare, da frequentare, per degustare i suoi prodotti e ammirare il suo bellissimo territorio. Il radicchio di Chioggia è il radicchio più consumato al mondo. Al mondo, nel senso è un prodotto globale, è diciamo il radicchio tondo. Il radicchio di Chioggia, quello a marchio, un po' meno, ma stiamo migliorando e cercando di farlo conoscere in tutti i mercati. Quali sono le caratteristiche organolettiche, quindi perché mangiare questo radicchio rosso? Ma ormai tutti gli approfondimenti scientifici dicono che il radicchio fa bene, quindi fa bene la diabete, abbassa il colesterolo, ha un sacco di proprietà, le antociane, le antocianine, quindi sono tutti gli elementi per una dieta sana. Il radicchio fa parte di questa dieta sana. Anche il prosciutto Veneto DOP qui al quinto Festival delle DOP, del resto è uno dei prodotti anche più antichi che sono presenti qui e anche più riconoscibili e più importanti. Beh, certamente tra i più importanti, certamente il più vecchio, perché nella prima gazzetta ufficiale dell'Unione Europea nel 96 il prosciutto Veneto DOP era assieme alle altre eccellenze europee, quindi siamo stati veramente i primi in questo senso. Siamo soltanto 10 aziende, tutte a carattere artigianale, per cui i numeri che si fanno e si confrontano magari con realtà industriali molto più note della nostra ci stanno benissimo. Il marchio QV è un paniere voluto dalla Regione Veneto per contenere dei prodotti di qualità all'interno, la carne è una di questi. Che da 3 anni rappresento la Regione come testimone della carne Veneta qualità verificata, che porto in giro per l'Italia. Tra l'altro con un mio cavallo di battaglia che è la battuta a coltello, e anche per far capire alla gente che si può mangiare meglio spendendo meno, perché io uso un taglio del quarto anteriore, i fegioni di spalla, condito con sale marino e olio del Garda DOP Turri. Per cui è qui tutto un marchio Veneto, la nostra meravigliosa regione, che ci dà l'opportunità di promuovere questi meravigliosi prodotti. Lavorando tra due enti pubblici, il Comune e Veneto Agricoltura. Per noi sicuramente è stata una bella sfida, onorati di averla fatta. Visto la giornata come sta andando, penso anche che il risultato ci appaghi dei sforzi fatti. L'agricoltura veneta deve assolutamente essere il fiore dell'occhiello del nostro territorio, perché per quanto sono andato anche in altri paesi, da come a casa nostra non si mangia da nessuna parte.